Leggiamo questa mattina dalla prima lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 1, versetti 21 e 25. È piaciuto a Dio, nella sua sapienza, di salvare i credenti con la pazzia della predicazione, poiché la pazzia di Dio è più saggia degli uomini e la debolezza di Dio è più forte degli uomini. La debolezza di Dio è più forte degli uomini. La storia ci insegna che la propagazione dell'Evangelo è avvenuta rapidamente nel corso dei primi secoli della nostra era. Nonostante le violente persecuzioni, la fede nel Signore Gesù, il Salvatore del mondo, si è divulgata in tutto il mondo antico. Tertulliano, uno dei cosiddetti padri della Chiesa, ha scritto che il sangue dei martiri era diventato il seme della Chiesa. Un esempio fra tanti altri è quella di Blandina. A Lione, nel 177, questa giovane schiava particolarmente gracile fu imprigionata e poi torturata per il semplice fatto di essere cristiana. Per essere liberata le sarebbe stato sufficiente rinnegare il suo signore, cosa che i suoi aguzzini si aspettavano data la sua fragilità. Non le fu risparmiato nulla, la frusta, la sedia rovente e infine le belve che, lasciando tutti stupefatti, rifiutarono di attaccarla. Fu fatta uscire dall'arena per essere riservata per l'ultimo giorno dei giochi pubblici. Fu legata ad una rete e lasciata in balia di un toro selvaggio. Dovettero trafiggerla con una lancia per toglierle la vita. Era stata fedele fino alla morte, come scritto in Apocalisse capitolo 2 versetto 10. Possiamo immaginare i suoi carnefici quando quella sera rientrarono a casa loro. Chissà se si sono sentiti dei miserabili sconfitti e se si sono vergognati. Avevano visto una cristiana la cui fede aveva brillato di una luce straordinaria. Il suo sacrificio ebbe un impatto più grande di tanti sermoni. Che il Signore ci benedica. Thank you.